castello di Casotto è stato anche una delle tappe al centro di Donna Roa Marenca, un progetto evento che unisce Piemonte e Liguria e che ha visto un gruppo di 10 biker e influencer donne, ovviamente, raggiungere Finale Ligure partendo da Prato Nevoso. Una bellissima esperienza, noi abbiamo collaborato, nato da un'idea geniale di Marco 40, neo accompagnatore cicloturistico di Montaldo di Mondovì, che è stata leggermente modificata, quindi due comprensori outdoor legati, uno in forte crescita, quello del trekking, quindi Prato Nevoso, l'altro già oramai leader consolidato del cicloturismo. Ho avuto modo di visionare l'altro giorno le montagne di ciclisti che hanno. Quindi l'idea è buona, due comprensori, uno piemontese e uno ligure, che permetteranno di crescere insieme. Un plauso anche a tutti quelli che ci hanno lavorato, in particolare anche all'Agenzia Ligure in Liguria, dove hanno dimostrato grande professionalità dando un valore aggiunto a tutto il nostro lavoro. Il territorio e la natura circostante si potranno poi inoltre scoprire attraverso tre itinerari proposti da cuneotrekking.com. Ma allora, è un portale che, diciamo, è nato così per gioco ormai 15 anni fa e poi nel corso del tempo è cresciuto e effettivamente adesso è diventato un po' il punto di riferimento per gli escursionisti in zona. Abbiamo descritto oltre 600 itinerari. Sempre di nuovi, di settimana in settimana, continuiamo ad aggiungerne. Man mano che ne facciamo, ne scopriamo di nuovi o ne arrivano di nuovi sul territorio, perché i sentieri cambiano. In collaborazione con l'ATL del Cuneese e con il Comune di Garessio, abbiamo individuato, percorso e descritto i tre itinerari nel Comune di Garessio, dei quali due per escursionisti più esperti, mentre uno sarà invece per famiglie, quindi un po' adatto a tutti.